Buongiorno a tutti e grazie per Ok. essere qui. Trasmettiamo dai canali di Infinity Net, il canale multimediale di Infinity Car, il servizio di demolizione a costo zero. Siamo in compagnia di Fabrizio da Mondolfo, dalla provincia di Pesaro Urbino. Buongiorno, Buongiorno. come va? Ah, discretamente, accaldato, diciamo. Fa molto Perfetto. caldo. Qui sono in una località marina, quindi il caldo si sente. Di cosa si occupa lei nella vita? Ma io sono pensionato e adesso faccio l'artista. Ottimo. Uso la mia capacità sul computer, faccio arte digitale. Interessante, poi magari ci fa vedere qualche lavoro. Perché no? Molto volentieri. Bene, come ci ha trovato? Come ha conosciuto Infinity Car? Ma casualmente su Facebook, ogni tanto girano queste pubblicità e io purtroppo ho avuto poco più di un mese fa appunto un incidente con la mia auto e che è praticamente distrutta, per cui a quel punto lì ho avuto diciamo, il dubbio se ripristinarla oppure rottamarla. Ha vinto la seconda ipotesi, però ovviamente mi sono informato, il costo di rottamazione non è indifferente e casualmente su Facebook ho trovato la pubblicità appunto di Infinity Car, ho detto, beh, perché no, proviamo. Proviamoci. Così ho contattato e ho visto molto facilmente che c'è stata una risposta e vediamo, vediamo come va a finire, ecco. Com'è andata a finire? Immagino bene. Molto bene, molto bene. La cosa è stata, come suol dirsi, rapida e indolore. No, nel senso che è stato molto semplice effettivamente contattare Infinity Car, prima telefonicamente, poi dopo ovviamente ci siamo collegati tramite internet, ho fatto tutto quanto. Per cui poi mi hanno avvertito appunto che hanno preso un appuntamento con una meccanica, non so, un rottamatore, diciamo, il più vicino possibile alla zona dove vivo io, e l'unico era vicino verso Forlì Cesena e ci siamo contattati e poi dopo una settimana sono venute, ha ritirato l'auto e basta. Poi ho ricevuto la documentazione praticamente subito, quindi è stata una cosa veramente molto veloce e molto semplice, ecco, cosa che ho scritto appunto anche sulla recensione, perché mi sembrava giusto riconoscere i meriti quando le cose funzionano. Grazie. Ecco, sei qua. Quindi, Prego, ci quanto mancherebbe altro. tempo ha perso tra tutto per fare la procedura e demolire la sua auto? Ma l'unica cosa, diciamo, è stata aspettare la. No, no, allora, dal punto di vista semplicemente della segnalazione, tutto quanto, eccetera, rapidissimo. L'unica cosa, ho dovuto aspettare una settimana che venisse il carro attrezzi a ritirare l'auto, ma questo perché purtroppo ho telefonato diciamo, all'officina e mi hanno detto che avevano una richiesta enorme nella zona e quindi purtroppo ho dovuto aspettare una settimana. La macchina era parcheggiata qui vicino, quindi a me non ha comportato nessun tipo di problema. Ecco lì. Quindi l'unica cosa lunga è stata appunto aspettare una settimana che venisse il carro attrezzi a ritirare l'auto, ma per il resto tutto quanto semplice. Anzi, una volta che l'auto è stata portata via, poco dopo ho ricevuto, non so se la sera stessa o il giorno dopo, la documentazione e poi quella della rottamazione, eccetera. Quindi, tutto Per molto semplice. quanto le è costato il tutto? Nulla, almeno fino adesso nulla. Considero che appunto che E così sarà non costi sicuramente, nulla. però. No, certo, no, perché era comunque scritto ben chiaramente sulle, diciamo, sulle specifiche, quindi no, mi sono fidato ciecamente, anzi l'ho trovato, è una cosa che tra l'altro no, di cui ho parlato anche ad altre persone perché mi sembrava importante far riconoscere un servizio del genere che era molto interessante e oltretutto anche che porta un po' di beneficio alle tasche di molti contribuenti, di molte persone quando hanno a che fare con la rottamazione della propria auto. Già c'è il dramma di rottamare la propria auto, poi oltretutto ti viene anche a costare una certa cifra, quindi Oltre al danno, ecco, la beffa. questo è qua. Oltre al danno la beffa, esattamente, sì, è una cifra anche non indifferente, mi hanno chiesto 150 euro, per cui voglio dire, ben venga. Eh sì, quindi Ecco, grazie. C'è questo. qualcos'altro che vuole comunicare? No, oltre al fatto di ringraziare per il servizio che mi è stato reso, io farò in maniera di, diciamo, di spargere il messaggio a quante più persone
persone hanno bisogno di questo servizio, perché mi sembra doveroso, perché ritengo che sia una cosa molto positiva, ecco. Va bene, d'accordo, grazie, questa era la nostra intervista. Prego. Quindi grazie del suo tempo e aspettiamo di vedere una sua opera d'arte. Va bene, la manderò direttamente alla signora su di Infinity Car, d'accordo. Daniele, esatto. Grazie a voi, grazie mille a te. Arrivederci, buona serata. Ciao, altrettanto, grazie. Grazie per aver ascoltato questa intervista. Vi ricordo di visitare il nostro sito per poter usufruire del servizio di demolizione gratuita a costo zero. Il nostro sito è infinitycarsnc.com/demolizione. Ciao e grazie.